ho letto, non vi ho detto il tratto già, come invece vi avevo detto per il banchetto. Ma allora sì, è bella detto così in generale, non è una fonte storica. Vediamo cosa ne pensano gli altri. Monica, anche per me non è una fonte storica, perché se fosse stato ritrovato degli scritti magari di una cronaca di una persona di quell'epoca, sarebbe stato messo tra virgolette. Invece io mi avrei letto tratto da. Tratto da, e invece, visto che non le aveva, avranno messo insieme alcune informazioni che hanno potuto trovare, e per questo non è una fonte. Non è una fonte storica diretta, certo. Secondo voi, le notizie che io vi ho letto sulla strada del Tenente, quello che ha scritto quel libro, quel testo che mi ha letto, da dove le ha tratte quelle informazioni? Da dove può averle tratte? Fate voi delle ipotesi. Federica, dei libri che hanno trovato e hanno scritto questo libro. Questa è la tua ipotesi, sentiamo i tuoi compagni, però discutiamo l'ipotesi. Anche secondo me da dei libri che avevano scritto all'epoca, che magari descrivevano le strade, facendo un racconto descrivevano le strade. Forse anche hanno trovato dei reperti che riguardavano a quel tempo e forse hanno provato ad immaginarci com'erano il mercato, come erano le vie. Lorenza, invece per me non è come già detto, perché se avessero trovato dei libri dovrebbero avere scritti qualche racconto riportati. Sì, io volevo dire, se avessero trovato delle parti storiche, tipo, non so, fogli di carta o libri, come ha detto Lorenza, non si dovrebbe molto capire, perché siccome che erano dell'epoca, da adesso che sono stati trovati, non so, sottoterra, si saranno rovinate le parole, certe cose non c'erano scritte perché saranno cancellate col tempo. Certo, 1300 è molto lontano, ma non così lontano da mettere le cose sottoterra. Pezzi di strada.
visto Alessandro, oppure magari hanno visto sì, anche i documenti come ha detto Claudio, ma anche i quadri, i disegni. Certo, quadri, disegni. Mi sembra un'ipotesi sensata quella di Alessandro. Sì, sì, può essere un'ipotesi sensata perché se hanno trovato, come ha detto Alessandro, dei disegni. Qua si vede subito com'era, si vede se c'erano carri, se c'erano, se era la strada. Allora noi adesso per verificare se quel testo è giusto, cosa potremmo fare per fare la verifica? Però su quello che ero pensando dei quadri, anche qua sembra anche, avrebbero perso il colore forse, se sarebbero rovinati col tempo. Fiorenza, è sempre sui quadri, però, cioè, un quadro può essere fatto sempre che sembra così vero, però uno, un quadro potrebbe essere stato reale e un altro invece fatto immaginario. Anche questo è giusto, potrebbe essere un quadro immaginario. Cioè, il quadro, dice Lorenza, è immaginario, non è una fotografia. Uno potrebbe averci messo quello che voleva. Anche Luana è un po' di questo parere, vero? Ma forse guardando questi quadri, anche se erano inventati con vari reperti che avevano trovato, non è che ci cascavano se un quadro era più falso, guardavano se corrispondevano al manoscritto. Sentite un po', io volevo un attimo, andiamo avanti, vi ricordate che quando vi ho letto si parlava di banditori che si mettevano ai crocicchi a leggere gli ordini del signore della città. Poi si parlava di condannati che andavano al supplizio in piazza, portati col carro, vi ricordate? Ora, queste cose, secondo voi, che avvengono nelle città, vengono scritte da qualche parte, qualcuno tiene nota, dice oggi nel comune, per l'Italia è successo questo, oppure no? Sì. Claudio. Certo, perché magari negli ordini del re venivano scritti. Gli ordini del re venivano scritti. Anche in Egitto si faceva questa usanza. Sì, per me si venivano scritti, perché sta buono, perché veniva scritto che doveva tenere lotta, magari voleva, il re voleva vedere quanti morti c'erano stati in quel giorno, quanti erano nati. A questo punto, c'è, secondo voi, esiste una fonte per le notizie che io vi ho letto? Può ipotizzare che esista una fonte precisa per le notizie che vi ho letto? Forse sì, perché non è. Penso che non lo lasciavano quando scrivevano gli ordini per terra. Penso che li mettevano in baule. Potrebbero averlo trovato. Detto che si consuma. Allora, siete d'accordo che questa ipotesi di Mauro, insieme direi a quella di Alessandro, queste sono quelle che ci hanno dato la possibilità poi alla fine di avere queste notizie. Quindi queste notizie che noi leggiamo, possiamo essere abbastanza tranquilli che sono storiche oppure no? Sì.